Allora, continuiamo la lezione sulla raggiungibilità che finiamo oggi, poi da domani passiamo alla osservabilità. Giusto un attimo, rinfreschiamoci le idee su quello che abbiamo visto l'ultima lezione. Allora, la raggiungibilità essenzialmente è una proprietà che uno Stato può avere o meno di essere, diciamo, raggiungibile, nel senso che io posso portare il mio sistema dinamico partendo con connessione iniziale in stato nullo, se esiste un ingresso opportuno, per cui ho a disposizione come grado di libertà la scelta dell'ingresso, di portare il mio sistema dinamico da stato zero a quel preciso valore dello stato. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che in realtà l'insieme degli stati raggiungibili è un sottospazio e un modo di calcolarlo è l'immagine di un portura matrice che chiamiamo la matrice di raggiungibilità. Non è l'unico metodo, abbiamo visto anche che il Gramiano ci dà questa informazione, ci dà l'informazione se un sistema sia raggiungibile o meno, e oggi ne vedremo un altro, insieme a un esempio sul perché, ci fa capire perché alla fine mi serve avere diverse tecniche per calcolare la raggiungibilità di un sistema. Abbiamo essenzialmente visto tutta la raggiungibilità a tempo continuo l'ultima volta, per cui ovviamente non andiamo a ripetere gli stessi concetti. Abbiamo visto il Gramiano, in particolare abbiamo visto anche un'altra proprietà che è importante ed è il legame fra la raggiungibilità di due sistemi simili. Quello che abbiamo visto è che non cambiano le dimensioni del sottospazio di raggiungibilità, ma cambia il sottospazio di raggiungibilità. Ovviamente cambia inteso come equazioni, ma non le sue dimensioni. E conosciamo anche il legame almeno della trasformazione di similitudine. Va bene? Questo significa che fra due sistemi simili io sono in grado, così come per la matrice di transizione dello stato, di giocare con queste proprietà. Vediamo, cominciamo con due brevi esempi e poi passiamo ai concetti nuovi. Allora, senza che entriamo nel dettaglio della parte di modellistica, un pendolo, diciamo, inverso montato su un carrello. Definisco delle variabili di stato opportune, sono tipicamente posizioni e velocità perché è un sistema meccanico. Abbiamo intuito che con i sistemi meccanici sono queste le variabili di stato, e in particolare la posizione del baricentro e la posizione angolare. Va bene? Poi le altre variabili di stato sono le due velocità. Dalle derivate delle velocità compaiono le accelerazioni, quindi le forze, ossia il mio ingresso. Il mio ingresso è la forza del carrello, quindi con grado di libertà io ho la possibilità di muovere il carrello a destra e a sinistra. Ok? Vabbè. Parametri che sono le masse, le inerzie e gravità, questi sono i parametri del mio modello matematico. Come vi ho detto, non entriamo nel dettaglio, però sappiamo che la derivata della posizione ci dà la velocità, quindi la mia modellistica avrò che x punto con 1 è uguale a x con 2, x punto con 3 è uguale a x con 4, e poi la derivata della velocità fa entrare in gioco il secondo principio della dinamica, quindi l'accelerazione è uguale forza diviso massa. Un po' più complicato perché non è un punto materiale, ma questo è quello che vedo. Allora, per quanto riguarda l'accelerazione del baricentro, è talmente semplice il modello matematico che sta facendo che è proprio forza uguale massa per accelerazione, va bene? Per cui U è la forza ed è il mio ingresso, la massa è un dato del problema e l'accelerazione è la derivata di x punto con 2. Quindi so scrivere ed è molto banale anche questa equazione. Per quanto riguarda l'accelerazione angolare, devo tenere in conto di due forze lineari, quindi il contributo di momento dato dalla forza lineare del carrello
e della forza lineare della gravità. Non entriamo nei dettagli, ma lo so scrivere ed è questo. Ora, è lineare o no questo, le equazioni differenziali che rappresentano il mio sistema, sono lineari o no? Quindi x punto con 1 uguale x con 2, x punto con 3 uguale x con 4, x punto con 2 è uguale a u diviso m, x punto con 4 uguale 1 su 2g che moltiplica gm seno di x con 3 meno u coseno di x con 3. È lineare o no? No, x con 4 è funzione x con 3 in modo trascendente. X punto con 4. Allora, la prima equazione è differenziale lineare, x punto con 1 uguale x con 2. X punto con 3 uguale x con 4 è lineare. X punto con 2 uguale u diviso m è lineare, certo, perché m è un parametro, quindi la divisione qua non conta nelle operazioni non lineari, quindi è un numero. Qui abbiamo sicuramente una prima non linearità che è data dal fatto che x con 3 compare come argomento di funzioni trigonometriche. E poi c'è un'altra fonte di non linearità. Sì, seno e coseno, lì è sicuramente non lineare, ma anche se non ci fossero seno e coseno, se fosse solamente x con 3, qual è l'altra non linearità? Il fatto che u continuo è x con 3. Esatto, c'è un prodotto fra u e x, va bene? Ok, è non lineare. A questo punto, diciamo, riporto il modello in ciò che io ho studiato, per cui cosa faccio? Linearizzo intorno a una traiettoria nominale. Ora scelgo come particolare traiettoria nominale una traiettoria di equilibrio. Lo ripeto, traiettoria nominale può significare qualsiasi tipo di traiettoria in cui il sistema fa quello che gli pare. Per semplicità nella ripresentazione dell'esempio, io scelgo una traiettoria nominale che sia di equilibrio. Quindi che cosa faccio? Scelgo un ingresso costante, in particolare mi piace prendere l'ingresso 0 in questo caso, per cui il mio carrello, diciamo, ha un ingresso che è quello manipolabile con forza nulla. Verifico e un particolare condizione di equilibrio è proprio x segnato uguale a 0. Ora se io guardo alla fisica solo con l'intuizione, vediamo solo con l'intuizione questa cosa. Allora, questo è il mio carrello, va bene? E x con 1 è la posizione del carrello, x con 2 è l'angolo dell'asta, va bene? E poi vabbè, sono x con 1 e x con 3. Ora, solo l'intuizione. Secondo voi, sicuramente le velocità devono essere uguali a 0 se voglio la posizione di equilibrio. Secondo voi, fra queste due variabili devono essere uguali a 0? È l'unica configurazione di equilibrio. Solo l'intuizione, quindi è tutto fermo col pendolo verticale. Riuscite a trovare, a immaginare un'altra configurazione in cui il sistema col carrello fermo, perché io non applico forza al carrello, rimane fermo. Sì. Non ci avevo neanche pensato, perché diciamo che qui, però certo, se il pendolo è disassato, il pendolo potrebbe essere anche zero e andare sotto. Questa è un'altra configurazione di equilibrio, oppure? Pichegovenzi. Indifferenze rispetto ad x con 1. X con 1 arbitrario, va bene? Scegliamo
0 solo per avere, tant'è vero che x con 1 non compare neanche nell'equazione, va bene? Scegliamo 0 giusto per avere tutti 0. Ok, allora che cosa faccio? Calcolo le derivate parziali. Ce lo risparmiamo, perché la derivata parziale, ci ricordiamo, facciamo solamente per x punto con 1 uguale x con 2. Quando vado a calcolare la derivata parziale rispetto ad x con 1 viene 0, la derivata parziale rispetto ad x con 2 viene 1, x con 3 0, x con 4 0, la derivata parziale rispetto a u viene 0, va bene? E vado avanti così, ed è tutto banale, alla fine x punto con 4 devo calcolare la derivata parziale. E adesso qual è l'unica cosa che devo, su cui devo riflettere? Vado a calcolare la derivata parziale e ho la derivata rispetto a x con 1 ed è 0, x con 2 è 0, x con 3, la derivata parziale rispetto a x con 3 di questa funzione di 1 diviso 2j eccetera eccetera eccetera, cosa succede? Che ho varie cose, coseno di x con 3, u in questo caso è semplicemente quindi meno u di t seno di x con 3, è ancora funzione dello stato, ma io questo qua lo devo calcolare per x uguale x segnato, cioè lo devo calcolare rispetto alla traiettoria nominale, che in questo caso è una configurazione di equilibrio. Quindi qua dentro ci vado a mettere 0, perché ho scelto che è x uguale a 0, ok? Faccio queste cose, che è quello che abbiamo già visto, diciamo, è una semplice applicazione che abbiamo già visto la prima lezione, e ottengo questa matrice dinamica e questa matrice degli ingressi. La matrice A, vabbè, la prima l'abbiamo calcolata, è 0, 1, 0, 0, eccetera, eccetera. La matrice B, e devo ora calcolare la matrice di raggiungibilità. Va bene? Una semplice applicazione, quindi il concetto di raggiungibilità, la calcoliamo. E allora la matrice A, la matrice R, quella di raggiungibilità, quando mi fermo, me lo dite voi, quando mi fermo, n-1, n è la dimensione dello stato, in questo caso è 4, quindi mi fermo a al cubo per b, va bene? Poiché b ha una colonna, significa che ognuno di questi qua è un elemento 4x1, va bene? La prima colonna è sempre e solo copiare la b, per cui la prima colonna è questa qui. Dopo devo fare il prodotto A per B. Siccome è un sistema particolarmente, diciamo, semplice, ci sono molti zeri, io questo lo posso fare anche in simbolico, questo prodotto, cioè lo faccio carta e penna e ottengo che viene quella cosa lì, va bene? Fidatevi, se fate A per B vi viene questo. Qua metto un asterisco dove è diverso da zero, giusto perché non voglio perdere tempo. A quadro B ancora faccio i calcoli e viene una cosa del genere, e A al cubo B. Ora, questa particolare matrice di raggiungibilità è facilmente leggibile perché è un sistema semplice. Tutti i coefficienti che sono lì, per questioni fisiche, sono tutti positivi. L'inerzia J, la massa M, la lunghezza L, la costante di gravità e basta, sì, sono numeri positivi diversi da zero, per cui 1 su M esiste ed è un numero positivo, quindi non devo, diciamo, fare chissà quali verifiche. Beh, il rango di questa matrice con le conoscenze di algebra lineare lo vedo a occhio, per ispezione, se volete essere più eleganti, che è un rango pieno, va bene? Altrimenti il rango di una matrice simbolica lo posso calcolare con un programma di calcolo numerico,
Non lo so se il MATLAB lo fa, perché il rango non è, non, simbolicamente viene abbastanza noioso come calcolo. Si potrebbe campionare mettendo dei numeretti e vedendo se viene sempre di rango pieno. In questo caso limitiamoci a dire si vede a occhio, va bene? A rango pieno, il rango della matrice di raggiungibilità è pari a 4. 4 è proprio la dimensione dello spazio di stato, perché n è uguale a 4 per questo sistema. Cosa posso dire? Che il mio sistema è completamente raggiungibile. Allora, guardate, la definizione, uno stato può meno essere raggiungibile, poi dimostriamo che l'immagine e la radice ci dà l'insieme degli stati raggiungibili, che è un sottospazio, e dopo diciamo, ma se coincide con Rn, allora la proprietà è del sistema di essere raggiungibile, va bene? La proprietà di raggiungibilità la legheremo alla possibilità di progettare un controllo, va bene? Ora non lo sappiamo perché non abbiamo ancora fatto, diciamo, la parte di controlli, è ancora una proprietà strutturale abbastanza astratta, perché no, la possibilità di andare. Abbiamo visto che se il rango è pieno io posso progettare un controllore a ciclo aperto che usi il gramiano che porta il mio sistema in qualsiasi valore dello stato. Quindi significa che se voi mi date 4 valori di posizione e velocità, io posso trovare l'ingresso che ci arriva. Però facciamo attenzione, non dimentichiamo mai che abbiamo linearizzato. Lo possiamo fare, sì, però devono essere piccoli i valori di posizione e velocità, perché io l'ho linearizzato intorno a 0. Va bene? Quindi per piccoli valori io posso trovare una U che mi porti il sistema lì, a ciclo aperto per ora. Poi chiuderemo il ciclo, perché a ciclo aperto mi lascia sempre un po' perplesso il ciclo aperto. Va bene? Ok, andiamo avanti con un'altra piccola considerazione. Quali sono gli autovalori della matrice? Gli autovalori della matrice, e anche in questo caso li calcolo in simbolico perché è una matrice piena di zeri, per cui gli autovalori, che sono le soluzioni del polinomio caratteristico, significa che devo fare il determinante lambda i meno a, e il determinante in simbolico è veramente oneroso perché dovete fare uno sviluppo in serie, insomma viene una cosa intrattabile, ma poiché ci sono molti zeri si può fare, e gli autovalori di questa matrice li posso avere in simbolico, e che sono 0, 0, poi ho più o meno la radice di qualcosa, e la quantità dentro radice è positiva, lo so perché me lo dice la fisica, lo abbiamo appena commentato, quindi ho più o meno un numero positivo. Allora io ho 4 autovalori, positivo, negativo e 2 nell'origine. Se fossero poli di una funzione di trasferimento, che potrei dire? Oppure abbiamo fatto l'analisi modale. No, se io faccio l'analisi modale di questa matrice, che cosa posso dire? Che c'è scritto là, quindi è inutile ve lo dire. Cioè, è chiaro che ho un autovalore positivo, ho un modo divergente. Quindi, se io parto con condizioni iniziali diverse da zero, è un modello linearizzato, quindi un delta rispetto alla posizione di equilibrio diversa da zero, il modo diverge. È banale? Abbastanza banale. Se questo angolo è... Vabbè, chiedo scusa che ho fatto un errore. Non può essere questo l'angolo, altrimenti non sarebbe intorno a zero. L'angolo è rispetto alla verticale, va bene? Se questo angolo è epsilon, banalmente l'intuito ci dice che, diciamo, il pendolo cade. Se la velocità iniziale è diversa da zero, possiamo immaginare, sempre con l'intuizione solamente fisica, che ci allontaniamo dalla posizione di equilibrio. Ma anche se tutto è zero tranne delta x è diverso da zero, io mi allontano? Sempre l'intuizione fisica. Prendete il pendolo tutto fermo,
e lo teletrasportate di 10 cm a destra. Fisicamente non cambia niente, anzi mantenete tutto fermo e cambiate l'origine degli assi, non cambia niente. Va bene? Quindi in realtà noi ricordiamoci che le condizioni iniziali diverse da zero, ma non tutte quante eccitano tutti i modi, questo l'abbiamo visto. Potenzialmente tutti i modi sono eccitati quando, in una evoluzione libera, però abbiamo visto che ci sono alcune condizioni iniziali che possono eccitare dei modi e non altri. In particolare abbiamo visto quando è proporzionale all'autovettore, eccita solamente quell'autovalore. Ma in realtà può eccitare o meno un sottoinsieme di autovalori. Perché? Perché ci sono delle interazioni nel mio sistema dinamico. E qui ci sono molti zeri, quindi vuol dire che probabilmente qualche interazione manca. Va bene? Non entriamo nei dettagli, ma se io mi divertissi a fare il modello di questo sistema, otterrei una matrice di raggiungibilità che n uguale a 6 con un rango che è inferiore a 6. Va bene? Per cui poi è inutile proprio che ci provo a progettare un controllore. Devo prima eventualmente fare cosa? Beh, divento adesso ingegnere e se il mio sistema ha una matrice di raggiungibilità che non ha rango pieno, cosa posso cambiare? Qui la matrice dinamica non la posso cambiare, mi hanno detto che è questa, no? C'è un pendolo, ci sono due pendoli e ci sta un carrello. Cosa posso cambiare? Dico, vabbè, mi fai mettere un motore da qualche parte, magari con un altro motore, e per esempio potrei mettere un motore che agisca su questo pendolo, o anche su quello dopo, non lo so, poi bisognerebbe verificare. Va bene? E quindi che faccio? Sto alterando B. Ok, allora vediamo adesso quella che è nota come forma canonica di raggiungibilità di Kalman. Che cosa faccio? Prendo un sistema dinamico e lo scrivo, guardate, già uso la lettera Z, perché questo significa che andremo incontro, diciamo, all'utilizzo degli strumenti dei sistemi simili, va bene? Perché apice Z è la convenzione che stiamo usando. Allora, l'uscita non la voglio neanche scrivere negli appunti, nelle slide, cioè, ma la proprietà di raggiungibilità è una proprietà che riguarda ingresso e stato, quindi uscita non mi interessa. Allora, questo sistema è in forma canonica di raggiungibilità di Kalman se la matrice dinamica degli ingressi hanno quella struttura e la componente A'R e B'R sono raggiungibili. Quindi che vuol dire questa struttura? Vediamo un attimo. Allora, io posso partizionare la maglia variabile del stato. Che cosa vuol dire partizionare? Molto semplicemente, se io qua ho n elementi, dico che i primi r si chiamano z con r e i secondi si chiamano zn r, cioè non ho fatto nient'altro che, diciamo, un vettore di 10 elementi, i primi tot fanno parte della componente raggiungibile e gli altri non raggiungibili. Però ovviamente non è arbitrario, in base a cosa? Beh, in base alle dimensioni le dimensioni di questi oggetti. B' con R prende le prime R righe e tutte le colonne, e A' con R è R per R, quindi questo R, questo R.
Ok? Analogamente z, questo f. La componente nr che sta per non raggiungibile è il complemento, quindi n-r. Ovviamente non perdo quindi io che cosa ho fatto? La mia matrice dinamica io me la trovo partizionata come triangolare a blocchi superiore, vuol dire che è una matrice in cui sulla diagonale ho dei blocchi quadrati e fuori diagonale sotto tutti zero. Guardate, questa qui sotto è rettangolare, le due fuori diagonale sono rettangolari e zero anche qui, quindi se io ho un sistema che ha questa struttura e la coppia primo con R e B' con R è raggiungibile, il mio sistema si dice in forma canonica di raggiungibilità di K. Perché io ve l'ho presentato già nella forma Z con apice? Perché immagino che adesso prendo un sistema qualsiasi e con una trasformazione di similitudine lo porto in questa struttura. Perché lo faccio? Perché in questa struttura io ho separato le componenti raggiungibili dalle componenti non raggiungibili. Ce l'ho proprio come sottospazi. Sono sempre sottospazi separati, chiedo scusa, però ce l'ho proprio separati, va bene? E lo posso leggere meglio quello che sta succedendo nel mio sistema dinamico. Se io prendo questa struttura e me la riporto in forma, diciamo, di equazioni senza le matrici, o comunque la svolgo per le due componenti, io vedo una cosa molto interessante. Guardate, z punto è partizionato in z con r e z con r, quindi io faccio il primo prodotto di a primo per z, qua viene a primo con r che moltiplica z con r, questa componente diversa da 0 che moltiplica z con r, più b primo con r che moltiplica 1. Invece per la componente z punto nr viene 0 che moltiplica z con r, a prima nr che moltiplica z nr e 0 che moltiplica 1. Quindi quando io vado a fare le operazioni, quello che io mi trovo è che z punto con r è uguale a primo con r z con r più a primo 1 2 z nr più b primo con r u senza la dipendenza dal tempo. Guardate, questo è molto interessante perché la forma canonica di raggiungibilità di Kalman mette in evidenza o separa le componenti non raggiungibili che hanno una dinamica che non può essere influenzata dall'ingresso né direttamente, perché qua c'è uno zero, né tramite l'evoluzione delle altre componenti dello stato. Quindi questa è l'equazione differenziale omogenea senza ingresso e la sua evoluzione è solamente l'evoluzione libera. Quindi la componente non raggiungibile evolve per fatti suoi e io non posso influenzarla con l'ingresso, non la posso modificare. Se fosse instabile rimarrebbe instabile, per esempio. E quindi lo intuiamo che se io ho un sistema dinamico che non è completamente raggiungibile con un modo divergente nella componente non raggiungibile, qualcosa di spiacevole può succedere. La componente raggiungibile, la sua dinamica, cioè la sua derivata temporale, è influenzata ovviamente
qua c'è la componente, diciamo, z con r, quindi questa è corrente quadrata, dall'ingresso e poi, beh, dalla componente non raggiungibile, nel senso che l'interazione dinamica della componente non raggiungibile su quella raggiungibile c'è, e direi anche purtroppo, perché a questo punto, se questo è instabile, vuol dire che qua mi trovo un modo divergente che va a influenzare la dinamica della componente raggiungibile. Ok, quindi io, se ho un sistema, posso sapere se è raggiungibile o meno abbastanza facilmente. Posso calcolare tramite l'immagine, la matrice di raggiungibilità, il sottospazio di raggiungibilità. Posso isolare in qualche modo più facilmente quelle che sono le componenti non raggiungibili. Quindi la domanda che mi sto ponendo è: posso portare il mio sistema qualsiasi in una forma canonica di raggiungibilità? La risposta è sì, ed è anche abbastanza semplice farlo. Però prima di farlo, scusate, ho dimenticato, vediamo questo schema blocchi, va bene? E lo costruiamo un attimo, questo schema blocchi, che è lo schema blocchi di questo. Allora, come vi ho detto la prima lezione, partiamo dall'integratore. Io ne ho due. Facciamo prima la parte raggiungibile. Bene. Senza uscite. Quindi z punto con r è dato dalla somma di a' con r per z con r più b' con r per u più, e a questo punto c'ho l'altra componente che è a'1 l'ho scritto negli appunti, la stessa cosa, per z n r, a questo punto quindi qua faccio l'integrale di z n r. Allora, cosa devo notare in questo schema blocchi? Guardate, l'evoluzione di ZNR io la posso in qualche modo graficamente circoscrivere, e non c'è nessuna freccia che entra. Io non ho modo di alterare questa evoluzione. C'è una freccia che esce, cioè ZNR invece può influenzare l'evoluzione di Z con R, che è influenzata dall'ingresso anche. Ovviamente entrambi devo mettere condizioni iniziali, ok? Mi può o meno fare piacere? Qualcuno mi potrebbe chiedere: ma se a' con 1 fosse uguale a 0? Beh, guardate, se fosse uguale a 0 probabilmente avrei fatto degli errori di modellistica, perché io vuol dire che qui ho un sistema dinamico che non interagisce proprio con l'altro, sono due sistemi dinamici separati probabilmente, va bene? Per cui questo qua non posso entrare, non posso uscire, questo qui è completamente separato da questo, probabilmente dovrei rivedere che cosa ho scritto. Questa è naturale che ci sia se il sistema è uno solo. Ok? Ok, come faccio a fare, allora la domanda di prima, come faccio a fare la trasformazione di similitudine? È molto semplice. Allora, se guardate, diciamo, la letteratura, ci sono i teoremi che danno la condizione necessaria e sufficiente. In realtà io vi ho dato la formuletta qui, è solo la condizione sufficiente, perché è più semplice, è più semplice da ottenere. Cioè, la matrice di trasformazione di similitudine è data molto banalmente da una base per il sottospazio di raggiungibilità
e affiancata la base del sottostante nella giungibilità. Metto tutto quanto insieme e ottengo il questo. Se mi interessasse adesso calcolarlo, questo sarebbe l'immagine di R e questo è il muro di R. Una volta che io ho la matrice di aggiungibilità, la faccio calcolare dal MATLAB, anche l'immagine, cosa mi dà il MATLAB? Mi dà proprio una base per il sottospazio, no? Per cui diciamo, potrei metterci direttamente l'uscita del MATLAB qua. E qua il nullo di R trasposto è sempre a base del sottospazio, se esiste. Se è di rango pieno, questo qua è vuoto, ma allora non ho. Una forma canonica di aggiungibilità non esiste perché questi qua sono vuoti, n-r non esiste. Ok? Ok. Che fine hanno fatto i miei autovalori? Beh, è molto semplice. Gli autovalori non cambiano rispetto a una trasformazione di similitudine. Questo l'abbiamo visto, diciamo, quando abbiamo studiato i sistemi simili. Allora dove vanno a finire? Beh, matrice a blocchi triangolare superiore, alcuni vanno a finire qua e alcuni vanno a finire qua. Quindi, diciamo, chiaramente, poiché l'insieme degli autovalori deve rimanere lo stesso, qua c'è uno zero, io posso dire che alcuni vanno qua e alcuni vanno qua. Va bene? Quindi l'insieme, lo spettro, cioè l'insieme degli autovalori di A è dato dall'unione degli autovalori di A' con R e A' con R. Non scompaiono da nessuno e non vengono alterati. Facciamo un esempietto numerico. Tutti gli elementi di A e B possono essere tutti diversi da zero, ma in realtà non è completamente raggiungibile. Allora, qui un esempietto numerico, abbiamo A e B, mi potrebbe portare a pensare in maniera sbagliata che questo sistema sia completamente raggiungibile. Perché? Allora, io qui ho un 1, questo significa che io con l'ingresso posso alterare la dinamica di x con 1, dopodiché x con 1 altera la dinamica di x con 2 e la dinamica di x con 3. Quindi se io guardassi in maniera superficiale questo sistema dinamico, potrei pensare che sia completamente raggiungibile. Invece, se calcolo la matrice di raggiungibilità, che chiaramente la matrice di raggiungibilità al solito faccio B, poi A per B, perché 1, 0, 0 che è la prima colonna, vabbè, poi invece il terzo non lo so fare a mente e lo devo calcolare. Però a questo punto mi accorgo che, a occhio non so se me ne accorgo, vabbè, non fa niente, mi faccio fare il rango della matrice e il rango mi viene che è uguale a 2. Va bene? Questo significa che il sistema non è completamente raggiungibile. Se voglio portarlo in forma canonica di raggiungibilità, la matrice di trasformazione di similitudine me la faccio calcolare dal MATLAB l'immagine di R e poi il nullo di R trasposto. Quando io chiedo l'immagine di R, il MATLAB mi dà una base ortonormale per il sottospazio.
poiché me la dà orto normale per questioni sue di programmazione, sicuramente vengono numeri, diciamo, con cifre decimali, molto probabilmente. In realtà, se vedete, io lì ho detto, vabbè, ma se a rango 2 mi prendo le prime due colonne, sono sicuramente una base per il sottospazio, per cui la matrice di trasformazione me la costruisco così. Poi la condizione sufficiente mi dice che devo prendere la base per sottospazio di non raggiungibilità, la condizione necessaria e sufficiente mi dice che basta che sia linearmente indipendente da quelli di prima. Per cui, siccome lo voglio fare carta e penna, io applico la condizione necessaria e sufficiente. Mi serve un vettore che sia linearmente indipendente da questi. Non voglio usare il MATLAB, quindi che faccio? Me lo costruisco linearmente dipendente e poi cambio una coefficiente. 3 più 1 fa 4, 0 più 1 fa 1. Se prendessi meno 1 avrei preso un vettore linearmente dipendente dagli altri due. Ci metto 0 e ho costruito senza MATLAB la matrice di trasformazione di similitudine. A questo punto, se io la applico e quindi il mio sistema A' è di A-1 a P e di primo è di A-1 B, dovrei trovarmi nella forma canonica. A questo punto lo faccio fare al MATLAB perché P-1 non sono bravo, e questo è quello che viene A' e B'. Come vedete ci sono le lineette e vediamo che questo soddisfa la forma canonica. Sistema a n uguale a 3, sottospazio di raggiungibilità a dimensione 2, quindi quello di non raggiungibilità a dimensione 1. Quindi la matrice dinamica del sottospazio di raggiungibilità 2x2 è questa, la matrice dinamica del sottospazio di non raggiungibilità 1x1 è questo scalare, gli zeri devono essere qui e ci sono e devono essere qui. Guardate, questo esempio è stato fatto apposta in maniera tale da far vedere che gli zeri devono essere lì, devono essere zeri, le altre componenti possono anche avere valore nullo, non, questo è B' con R, questo elemento qua, va bene? L'importante è che la coppia A' con R, che sarebbe questa matrice 2x2, e B' con R, che è questa matrice 2x1, insieme sia raggiungibile, e lo è. Va bene? Quindi questo significa che quando vado a prendere Z, qui io so che Z3 non è raggiungibile. E poi in base alla specifica combinazione lineare vedo anche chi è Z3. E decido se aggiungere un motore o meno nel caso in cui avessi bisogno che questo sia completamente raggiungibile. Facciamo prima una pausa, potremmo anche finire un po' prima, però magari facciamo alle 12 riprendiamo, va bene? Così e continuiamo con quello che